Siamo qui con il maestro Davide Carlotta, anche lui un pioniere della Muay Thai, partendo dagli anni? Dagli anni 90, 92-93. Grande storia soprattutto, ma una passione che ti ha legato tantissimo con la Thailandia, portando qui di nuovo Puttpannoi. Certo, dopo tanti anni siamo riusciti insieme a Mauro Bassetti a convincere Puttpannoi a tornare in Italia dopo circa 25 anni. Senti, ti volevo chiedere, il movimento Muay Thai dagli anni 90 a oggi, quanto è cresciuta? È cresciuta tantissimo. Sono grandi soddisfazioni perché è cresciuta insieme a noi, abbiamo fatto non passi da gigante di più e il movimento è grandissimo, è veramente una cosa, in questo momento ci stiamo stupendo anche noi di quante persone pratichino la Muay Thai, abbiamo adottato il sistema più giusto che ci sia, cioè la Muay Thai per tutti quanti, e la Muay Thai per tutti quanti è il motivo che ci ha aiutato e che ci aiuterà a far crescere ancora di più la Muay Thai, proprio perché la Muay Thai non è solo limitatamente agli atleti, ma per tutti quanti, dai bambini agli adulti, ai disabili, agli anziani, la Muay Thai è uno sport per tutti. Senti, ti posso chiedere i numeri? Perché chiaramente uno dice sì, è cresciuta tantissimo, ieri eravate 10, oggi ne siete 15. Parliamo di numeri, quanti iscritti ci sono in federazione? Ma momentaneamente siamo circa sui 3.000 iscritti, 3-4.000 iscritti in una federazione e cercheremo di portarne almeno al doppio, 8.000, 9.000, 10.000 per l'anno prossimo, cosa che si sta avverando in parte quest'anno. L'anno prossimo cercheremo di chiudere il cerchio con l'avvicinamento di altre società nuove che arriveranno, perché sicuramente il movimento unito è molto più forte. Diviso è un attimino così, però torno a ripetere, i numeri ci sono, basta solamente avere l'unità sotto un'unica federazione in modo da unire anche tutte le forze per crescere tutti quanti insieme, per portare il nostro progetto la Muay Thai per tutti ancora più avanti. I numeri cresceranno esponenzialmente dall'anno prossimo sicuramente, cosa che sono già cresciute. Naturalmente in generale si è evoluta in maniera incredibile, perché se mi chiedi dei numeri, veramente quando siamo partiti negli anni 90 eravamo 1.000, certo. E questa, ad adesso siamo sicuramente in Italia, credo che ci siano almeno 50.000 praticanti per la Muay Thai. Senti, a livello di società, quante società sono entrate nella federazione? Ma nella federazione al momento abbiamo quasi triplicato l'ingresso, perché si parlava di 40 società lo scorso anno praticanti Muay Thai, quest'anno siamo arrivati a 160 ufficialmente, 153 credo. Quindi grande risultato sulla Muay Thai, quindi grande passione e grande richiamo soprattutto, e questi stage qui con personaggi di calibro come Puttpannoi sicuramente darà una mano. Ma sicuramente, la Muay Thai, io ricordo Puttpannoi quando è venuto con noi, tu lo ricordi bene, oltretutto è stato un tecnico dell'IMTE, Ital Muay Thai Europa, poi è diventata FIMT, dopo tanti anni lui è ancora qui ad insegnare, ad insegnarci, l'abbiamo invitato proprio per farci ricordare a tutti quanti da dove siamo partiti, e non è sicuramente sarà il punto d'arrivo, ma sarà solamente un nuovo punto di partenza. Con le news che ti avevo accennato prima, molto probabilmente, ve lo diamo in anteprima, molto probabilmente l'anno prossimo ci sarà Puttpannoi e Diesel Noi, per cui due nomi in assoluto al top, due leggende viventi della Muay Thai qua in Italia. Perfetto, io ti ringrazio, ti lascio al Puttpannoi che sta lì allenando tutti quanti, grazie. Grazie a voi, grazie.